Ciao ragazze, buon pomeriggio a tutte. Oggi è un orario insolito, ma perché abbiamo una persona che mi è venuta incontro con questo orario. Magari vi piace anche di più. Ciao Francesca, buongiorno. Allora, durante la realizzazione del mio libro io ho conosciuto tante ragazze che mi parlavano della loro storia, degli anni tortuosi di ricerca e via dicendo. In quattro ragazze mi parlano di questo medico che era un urologo e che aveva tutta una sua teoria sull'infertilità, ovvero l'infertilità maschile o femminile di base può dipendere da un'infezione. Un germe intracellulare come la clamidia, anche meno conosciuto, può creare poliabortività oppure non attecchimento durante le pratiche di PMA. Io ho contattato questo medico, anzi abbiamo contattato questo medico e lui si è dimostrato molto disponibile e gentile a parlarci e a spiegarci esattamente la sua teoria e il suo modo di debellare questi germi che possono causare appunto infertilità. Allora, vediamo se si è collegato intanto. No, non si è collegato. L'ho sentito 2 secondi fa, quindi immagino che si colleghi in fretta. Lui si chiama Pasquale Scarano e dobbiamo aspettare un attimo che si colleghi lui. Che dobbiamo fare? Ciao Giorgia, grande doc, quindi immagino che tu lo conosca. Ciao Claudia, eccolo il dottore. Eccolo qua. Buongiorno o buonasera. Buongiorno, parto. Buongiorno, ciao carissima. Come stai? Abbastanza bene, dai, cerchiamo di sopravvivere, come dice qualcuno. Meno Allora, male. Intanto siamo, grazie. ma di che cosa? Grazie a te, Loredana, che mi permette di parlare di queste cose in maniera così molto tranquilla, molto serena, in questo tuo blog. E speriamo di essere d'aiuto a tantissime coppie che possono ascoltare questo tipo di, diciamo, di messaggio, se vuoi, se vogliamo. Certo. Allora, iniziamo da capo. Io ho accennato con 4 parole praticamente, però quando ho sentito parlare di te l'anno scorso, la prima volta, io sono rimasta molto incuriosita. Incuriosita perché è un punto di vista diverso. Direi molto diverso, molto diverso. Molto diverso e quindi molto interessante. Tra l'altro, tu hai avuto negli anni esperienze positive, quindi ragazze che ti dicono: ok, adesso sono riuscita. Magari ragazze con problemi di poliabortività, appunto, di non attecchimento dopo tanti tentativi, magari si scopre che davvero dopo questa terapia antibiotica riuscivano a debellare il germe e quindi in qualche modo a raggiungere la gravidanza tanto desiderata. Sì, sicuramente è vero quello che tu dici. E, ti volevo appunto, non so se hai ricordato ai nostri ospiti il mio lavoro su Io Uomo, dove appunto si parla tantissimo di questo tipo di problema, questi batteri cosiddetti misconosciuti, silenti, silenti perché molto, ma molto spesso non danno sintomi, sono praticamente asintomatici o paucisintomatici, e qui vuol dire pochi disturbi, insomma, però questi batteri hanno un'unica diciamo, obiettivo sia nell'uomo che nella donna, quello di rendere sia l'uomo che la donna infertili. È una cosa molto, molto, molto frequente, insomma, quindi una cosa che ormai vedo costantemente nella mia esperienza da circa 10 12 anni da questo, mi sto interessando di questo tema, infertilità e malattie sessualmente trasmesse. Malattie sessualmente trasmesse, questo tema è almeno da quello che ho letto, è un tema molto dibattuto perché ci sono molte scuole di pensiero che addirittura molte persone e molti colleghi pensano che questo tipo di malattia non generi problematiche a livello quindi per la L'infertilità. fertilità, quindi, ma soprattutto può non creare problemi durante tecniche di procreazione medicalmente assistita. La mia esperienza non è così, cioè la mia esperienza è un'esperienza molto più
più vasta. Io ho provato a seguire molte di queste coppie, non soltanto attraverso un solo esame, attraverso centinaia di esami. Io vedo coppie che hanno fatto, non so, un uomo che ha fatto già 10-15 spermiogrammi, oppure una donna che ha fatto da tamponi, isteroscopie, endometriculture, ha fatto di tutto e di più, ma comunque sia non riesce a raggiungere l'obiettivo. E non, è la cosa più strana che molto spesso questi batteri, chiamiamoli così, batteri, sono batteri intracellulari, sono talmente piccoli che da essere molto molto insidiosi. E la cosa più strana è che questi batteri non, ai comuni esami di laboratorio spesso non si rilevano, e questa è la fregata. Quindi che praticamente le coppie o i ragazzi o le ragazze sono convinte di non avere assolutamente nulla, spesso è quello che mi viene detto costantemente. Mi dice: dottore, io non ho nulla. Praticamente sono stato dal mio ginecologo e ha detto che va tutto bene. È vero anche questo. Io sono stato da un urologo e va tutto bene. E allora dov'è il problema? Se va tutto bene di qua e va tutto bene di là, per quale motivo la situazione non è, non c'è nessuna gravidanza e Scusami se ti interrompo, stiamo parlando delle coppie sine causa, quindi quando è tutto. soprattutto le coppie sine causa, che rappresentano forse oggi l'80% delle nostre problematiche, quindi l'80%. Quindi tanto molto spesso si arriva alla procreazione medicalmente assistita, perché dopo diversi tentativi e senza una causa apparente, alla fine si procede con la tecnica, sperando che la tecnica possa bypassare il problema o perlomeno dare una spiegazione a questo tipo di problematica, quella dell'infertilità sine causa. In realtà spesso, nella mia esperienza, ribadisco, quindi è un'esperienza che ormai è decennale, dove ho visto migliaia di coppie, e praticamente questi pazienti con un'infertilità sine causa, molto ma molto spesso, quindi vuoi dei numeri, parliamo del 90%, ha un'infezione sessualmente trasmessa. Allora, a questo punto la domanda è: come faccio a capire se questa coppia ha un'infezione sessualmente trasmessa? Da che cosa si capisce? È molto semplice, non è una cosa particolarmente difficile. È legata sicuramente al cambiamento seminale dell'uomo. Cioè, io vedo uomini che partono con 500 milioni di semi 7 anni fa, 8 anni fa. E piano piano, lentamente, arrivano dal 2013 al 2020 con 5-10 milioni. Che cosa è successo a quest'uomo? Che cos'è capitato di così grave a quest'uomo? Nonostante, premetto, il collega o la collega ha espresso nei suoi confronti una situazione di perfetta normalità, testicoli perfettamente sani, tutto perfettamente nella norma, ormoni perfettamente a posto, quindi tutto quello che deve andare, va, insomma, non ci sono problemi. Però quest'uomo lentamente ma inesorabilmente perde la sua fertilità. Ecco, quando c'è un problema di questo tipo, spesso dietro c'è anche un'infezione. Perché? Perché è l'unica causa possibile, non ci sono altre cause. Quindi, se ci fossero altre cause, sì, è vero che ci sono delle variazioni legate alla quantità, ma non alla qualità. Non è possibile che un seme passi da un 50% di motilità a uno 0% di motilità. Non è possibile che delle forme normali passino dal 20-25% all'1%. Questo è possibile che però un giorno l'uomo produce una quantità seminale, quel giorno non aveva nessuna voglia, quel giorno probabilmente aveva decimi di febbre, qualsiasi cosa, e il numero sicuramente può essere alterato, ma questo può succedere. Ma non stiamo parlando del numero, perché io vedo spesso uomini sempre con 200-300 milioni, una motilità pari al 2-3% e praticamente una morfologia pari all'1%. Questi sono teratoastenospermici severi, dove praticamente non c'è alcuna possibilità di poter procedere in maniera naturale, se non si capisce dov'è il problema. E il problema, purtroppo, basta guardare la successione degli eventi, quindi di questi esami seminali che si ripetono
e in maniera inesorabile cambiano praticamente caratteristiche. All'interno di questi esami spesso ci sono degli indici di flogosi che sono talmente chiari, talmente evidenti, tipo una leucospermia, tipo la presenza di agglutinati, tipo la presenza di viscosità aumentata, tipo la presenza di fluidificazione irregolare. Tutti questi dati sono dati importanti per l'andrologo, e l'andrologo è il medico chiave in questo tipo di percorso. Non si può praticamente lasciare quella coppia alla deriva, praticamente a piè pari, inviarla in un centro di procreazione medicalmente assistita senza aver capito questo passaggio. Perché se questo passaggio continua a proseguire nel tempo, quindi fra un po' avremo tantissime coppie che saranno infertili, ma saranno infertili e non potranno mai raggiungere il loro obiettivo, il loro sogno, quello di avere un figlio. Perché è sempre così. Io vedo coppie che ormai hanno provato da decenni, sono partiti a 25, 35 anni, ma sono arrivati a 50 anni con questo desiderio profondo di avere un figlio, e a 50 anni gli viene detto non c'è nessun'altra possibilità. Capito? Anche se anche l'ovodonazione spesso in questo tipo di donne non riesce, perché se in quella donna c'è un'infezione, che è presente da molti, molti anni, e qui gli anni fanno la differenza. Ecco, questo a proposito degli anni che fanno la differenza, è una cosa importante che vi voglio suggerire. Cioè, un'infezione di questo tipo, in pochi anni dal momento dell'evento infettivo, non crea grossi danni, non crea danni importanti, perché è un'infezione che comunque ti permette, una clamidia in 2 o 3 anni ti permette di avere un figlio. Ma se quei 2 o 3 anni diventano 7, 10. 8, 10 anni, il figlio tu non lo fai né da sola e né con la PMA. Questo è Ma il problema se fosse grosso. una carica bassissima di clamidia, ad esempio, e con il tampone lo vedi? Assolutamente no. Nella mia esperienza, per farti capire, una clamidia praticamente, io se riesco a vedere circa 5 tamponi positivi alla clamidia è una realtà, quindi è la mia realtà, quindi ne vedo tantissimi di tamponi, ma positivi alla clamidia se ne vedono veramente pochi. Però si vedono praticamente tutti gli elementi dell'infezione da clamidia, non solo. Se poi andiamo a indagare in maniera profonda sulla coppia. Quindi cosa vuol dire indagare sulla coppia? Indagare, io questo l'ho imparato dalle donne e dagli uomini, ma quindi insieme, quindi vuol dire interrogare, fare un'anamnesi corretta sia dell'uomo che della donna, mai lasciare la donna fuori dal proprio ambulatorio per quello che riguarda l'andrologo, e mai lasciare un uomo dal proprio ambulatorio per quello che riguarda il ginecologo, È perché vero. la coppia è un'entità unica, è un'entità perfetta. Quindi il problema, soprattutto in questo tipo di problematiche, è di infezione, è un problema della coppia, non è un problema del singolo. Io inorridisco quando sento che la paziente donna affetta da ureoplasma, praticamente il suo ginecologo gli fa assumere soltanto a lei una terapia antibiotica, e all'uomo, perché in condizioni normali, perfette, non gli fa assumere nulla. Quell'uomo entro breve restituirà il dovuto alla sua donna, quindi ridarà la stessa infezione, e questa cosa alimenta sempre un'infezione sempre più grave. Perché io vedo donne che fanno terapie, a proposito delle terapie, fanno terapie non prolungate, ma terapie short, terapie molto brevi, che praticamente si ripetono, Antibiotici. antibiotiche che si ripetono costantemente, perché non hanno mai, colpito l'obiettivo. L'obiettivo è intanto capire che tipo di infezione c'è, e quindi sia nell'uomo che nella donna. Quindi attraverso che cosa? Ripeto, in maniera molto attenta, facendo un'anamnesi corretta di tutti quelli che sono i sintomi della donna. Una donna ti può raccontare tantissime cose che un uomo non ti può raccontare. Molti uomini che hanno una clamidia, al massimo hanno un bruciorino lungo l'uretra, sulla punta, hanno un fastidio al testicolo saltuario, ma più di quello non hanno. Invece le donne con una clamidia possono dirti tantissime cose. Hanno delle cistiti ricorrenti, hanno dolore durante il coito, hanno spotting durante il coito, spotting di sangue anche durante l'ovulazione, assenza dell'ovulazione,
hanno tanti di quei sintomi che praticamente presi uno per uno, cioè c'è da riempire una cartella. Eppure non ci si sta attenti a questi sintomi, perché sono sintomi a volte che sfuggono per quale motivo? Perché non sono sempre costanti. Cioè, la clamidia non è che ti uccide, la clamidia ti rende infertile, però nel suo progredire crea un danno continuo, un danno continuo, ma che le donne non si rendono conto perché ogni tanto stanno bene, ogni tanto hanno degli accessi di infezione, per cui in quei momenti cominciano a dire ma cosa avrò, cosa non avrò, e non si interrogano che probabilmente quella è la stessa infezione che avevano 5 anni fa, Certo. 6 anni fa, 7 anni fa, dal momento in cui è iniziata. Ecco, questo è una cosa che sfugge un po' a tutti e quindi questo è il momento forse ideale per parlarne di questa cosa. Io credo che io ho imparato dalle coppie e io, dal momento in cui io prima facevo l'andrologo puro, cioè nel mio studio entravano i miei uomini, ok? Ma oggi se non c'è la coppia, se non c'è la donna, io prendo e invito l'uomo a chiamare o la donna e a farla venire nello studio, altrimenti quella visita l'annullo. Perché non ha senso, non ha senso, cioè praticamente è talmente importante le informazioni che la donna ti può dare che ti possono portare alla diagnosi, alla vera diagnosi. E tante di queste donne che ho seguito nel tempo hanno avuto questi problemi, hanno avuto questi problemi e mi hanno dato la gioia pure di avere un bimbo in maniera inaspettata, chiamiamolo così, inaspettata perché anch'io a volte non me le aspetto, insomma, questi risultati. Quindi, però effettivamente ci sono. Quindi avere un cambiamento, ecco per esempio, tornando agli esami seminali, io vedo uomini che hanno tantissimi esami seminali che appunto partono da numeri stratosferici e ci si chiede come mai dei numeri stratosferici come questi non hanno permesso a te donna di rimanere incinta. Ci deve essere un qualcosa. È ovvio che ci sono anche le problematiche che non riguardano il nostro tema oggi, che possono Certo. essere l'endometriosi, le problematiche Ovvio. ovariche e quant'altro, quelle rappresentano la minima Lì parte. diciamo Non che c'è presenta. una causa. Noi stiamo parlando Certo, di quando la causa invece è sconosciuta, non che non c'è, si non trova e c'è. che probabilmente. Ok. Allora, Pasquale, come vogliamo continuare? Nel senso che le ragazze iniziano a fare delle domande, oltre tanti cuori che ricevi e Grazie, tanti grazie di cuore. ringrazio. No, E io io preferisco preparavo. cominciare a rispondere anche a qualcuna delle Ok. domande delle ragazze e contestualmente ogni tanto buttare giù una domanda, diciamo, relativa al nostro progetto, al nostro programma di oggi, insomma, d'accordo? Perfetto. Allora io inizierei con le domande che ho raccolto pre-diretta da diverse ragazze e già ne ho lette due che le ho tra le mie e quindi vediamo un attimo. Poi intanto se le ragazze vogliono scrivere ci organizziamo. Io ti vedo un po' male adesso. In che senso? Non lo so, con la linea. Non hai toccato nulla, No, vero? no, Ok. assolutamente, non mi sono Perché mosso, guarda. ti vedevo più nitida e nitido all'inizio. Forse. Se No, io ti puoi adesso sono. avvicinare al modem o qualcosa del genere, non so. Assolutamente. Va No, bene. sono Però in mal. compenso ti Ti chiedo sentiamo scusa. bene. Ma che Bene, la scusa, cosa importante. figurati. Ma non. Esatto. Sono qui col mio Allora, cellulare perché non ho il modem qui in questa studio. l'aveva Dimmi scritta anche tutto. Magda, che è una ragazza, ciao Angela, che ci segue sempre. Come riesce ad identificare la presenza di un'infezione se i tamponi e la spermiocoltura sono sempre stati negativi? Lo diceva prima, cioè da una serie, Certo, quindi. elementi ci sono degli elementi nel seme che sono elementi di flogosi, quindi flogosi vuol dire infiammazione. Se quegli alimenti sono dominanti cioè, ovvio, la prima cosa importante non è che ci si può basare solo su un esame dello sperma. Un esame dello sperma è insufficiente per poter fare una diagnosi di questo tipo. È l'andamento seminale, ma sai, quelli che vengono nel mio studio o quelli che io vedo attraverso consulenze online, praticamente sono pazienti che hanno fatto decine di spermatozoi, quindi di spermiogrammi, per cui no, cioè hai una chiara evidenza di questa cosa. Se hai un solo esame, mai poi mai mi permetterei di dire questo è un esame infetto, ok? O un esame che mi mostra un'infezione, a meno che tu hai un tampone positivo. Allora in quel caso lì non c'è
ombra di dubbio, c'è un tampone positivo, la diagnosi è semplicissima, ma purtroppo il tampone positivo l'abbiamo 25 volte su 100, per quello che riguarda gli altri batteri, non la clamidia. La clamidia parliamo del 5%, ma gli altri batteri stiamo parlando stiamo parlando di micoplasmi, ureoplasmi. Ecco, quelli sono più facili da beccare, se vogliamo, o da individuare a livello laboratoristico, però, ma spesso sfuggono anche quelli perché ormai va di moda l'autoterapia. Quando una donna ha una cistite, la prima cosa che fa è prendere l'ormonurilo, prende il ciproxim da solo. E questo che cosa fa? Può nascondere la causa principale di questo tipo di infezione. Se questa infezione, io mi preoccuperei molto per le donne, mi preoccupo molto per le donne quando praticamente queste cistiti cominciano a diventare ricorrenti, quando non solo, quando si verificano dopo l'atto sessuale, casualmente sempre dopo l'atto sessuale, e non sono legate a una situazione di stipsi, perché queste sono donne sane, che non hanno problemi di stipsi o quant'altro. Quindi stiamo parlando di causa-effetto. Atto sessuale, dopo 2 giorni queste donne hanno la cistite. Perché? Per quale motivo? Non è così. Può capitare durante il viaggio di nozze, perché la situazione, dai, ci si spiega. Pasquale, scusami, io ti scollego. Allora, Pasquale, io non sento più niente. Aspetta un attimo. Aspetta un secondino. Ragazze, anche voi avete difficoltà a sentire il dottore? Allora, io ti scollego e ti rinvito a partecipare. Vediamo un attimo. Allora, un attimo soltanto così. Ciao Ambra, ciao Olga, lo rinvitiamo. Allora, eccolo qua. Anni di cistite e di monolil. Sì, effettivamente devo dire che un paio di anni li ho dati anch'io in cistiti. Sì, Lori, non si sentiva più nulla, grazie. Eccoci. Vediamo se adesso va meglio perché non ti sentivamo più. Pasquale? Questo è un problema non gravissimo, cerchiamo di riprovare. Lui è in linea di nuovo. Riscontro spesso tamponi positivi alla Klebsiella. Anche in questo caso potrebbe essere utile una sua cura. Ora glielo chiediamo se riusciamo a ricollegarci. Adesso? Eccoci, adesso sì. Non ti Ok. sentivano e non ti vedevano nemmeno le Ti chiedo scusa, ma purtroppo sono qui nello studio e prende o non prende ogni tanto. Va bene. orecchie. Allora, Stavamo senti, dicendo, abbiamo. quindi, che molto spesso, quando non hai una diagnosi certa, quindi hai un tampone perfettamente negativo, la diagnosi può essere effettuata attraverso l'andamento seminale dell'uomo, e quindi cambiamenti, soprattutto per quello che riguardano la motilità, la morfologia, ma soprattutto all'interno del liquido seminale ci sono elementi di flogosi che si ripetono costantemente, come possono essere, può essere la presenza di leucociti in eccesso, di agglutinati, una viscosità aumentata, una fluidificazione irregolare. Sono tutti indici che mi dicono probabilmente in questo tipo di esame c'è un'infezione. Allora, se io comincio a unire il primo, il secondo, il terzo e ho sempre gli stessi elementi, la diagnosi è certa. Quindi Perfetto. non è possibile altrimenti, anche perché spesso le colture, quelle per germi comuni, sono sempre negative. Quindi allora gli unici batteri che possono modificare a tal punto un quadro seminale dell'uomo da portarlo a 500 milioni a 5 milioni nell'arco di 7-8 anni possono essere solo queste brutte infezioni da ureoplasma o da clamidia.
il problema è che purtroppo sento sempre più spesso questa cosa, dice, è una cosa che può capitare. No, non deve capitare, non è possibile, non capita. L'uomo non perde la sua fertilità, l'uomo la mantiene a meno che non ci sia qualcosa che la sta distruggendo, e questo tipo di infezione la distrugge. Il problema è. Perfetto, allora io alterno domande mie e domande delle ragazze. Qui c'è Perfetto. Maria De Domenico che dice: riscontro spesso tamponi positivi alla Klebsiella. Anche in questo caso, alla Klebsiella, sì, anche in questo caso potrebbe essere utile una sua cura? Assolutamente no, la Klebsiella è un germe, un male gram negativo comune, insomma, quindi non è un problema. Il problema è capire perché questi tamponi sono sempre positivi. Probabilmente non è detto che sia l'evidenza di, cioè, questo tipo di infezione nasconda ben altro. Io in questi casi, quando c'è un tampone positivo nella donna a una Klebsiella, io indagherei soprattutto nell'uomo, che cercherei di capire il perché di questi tamponi sempre così ricorrenti e sempre positivi, e comincerei a indagare su altri elementi, quali da quanto tempo questa coppia cerca un bimbo, perché il tempo è fondamentale. Vi ho detto prima, se la coppia diciamo, risulta affetta da una clamidia, nell'arco di 2 o 3 anni quella clamidia non crea problemi. I problemi li crea molto più avanti, e lì è il tempo che sicuramente modifica le caratteristiche sia dell'uomo che della donna, quindi può creare quelle che voi donne conoscete come la parola endometrite, e quindi questa endometrite è sicuramente pericolosa. Per quale motivo? Non soltanto per una mancata gravidanza naturale, ma anche per i mancati attecchimenti durante la procreazione medicalmente assistita. E questo è l'elemento ancora più grave. Infatti, sempre più spesso si vedono lavori internazionali dove si sostiene che curare questo tipo di infezione non fa bene soltanto alla coppia, ma fa bene anche alla PMA. Quindi questo è estremamente importante. E non solo, per evitare situazioni molto spiacevoli, quali possono essere gli aborti, quali possono essere i parti prematuri, avere un parto a 25 anni e dopo 2 ore perdere, quindi vedere che il bambino muore, insomma, non è sicuramente una bella cosa per una donna, insomma, eh. No, decisamente no, decisamente no. Allora, passo all'altra domanda. Tutte le infezioni sono pericolose allo stesso modo? Quali sono le più diffuse? Le più diffuse sono, cioè, in realtà sono due, sono le clamidie e i micoplasmi. E dei micoplasmi fa parte anche l'ureplasma. L'ureplasma urealitico in questo momento è quello più diffuso, è quello che è, diciamo, più frequente nella mia esperienza e probabilmente nell'esperienza di tutti. E il problema, come dicevo prima, io ho tantissime donne che con l'ureplasma riescono ad avere una gravidanza e a portarla a termine. E anche lì il tempo è fondamentale. Nel momento in cui, a me capita spesso, è una cosa che questo tipo di coppia particolare, una coppia che dice: sono 5 anni fa, 6 anni fa abbiamo avuto un bambino senza neanche pensarci. Quindi la prima volta che abbiamo fatto l'amore è arrivato il bimbo. Benissimo, la gravidanza è stata perfetta. Adesso sono 3 anni, 4 anni da quel momento che cerchiamo un secondo bimbo, e il secondo bimbo non arriva. Spesso, ma molto spesso, questa coppia ha un tampone positivo all'uroplasma. E perché? Questo tipo di infezione ha modificato l'elemento importante sia dell'uomo che della donna. L'uomo si accorge che prima probabilmente bastava guardare sua moglie negli occhi per incintarla, oggi ha dei semi che fanno paura, tipo. Hanno dei numeri molto molto bassi, hanno una motilità scarsissima, hanno una morfologia scarsissima, che rende ovviamente inefficace il suo seme, e quindi a questo punto ci ricorre a pie pari, senza passare dall'andrologo, a pie pari si ricorre alla PMA, e questa è la cosa che non deve succedere, perché l'andrologo è colui che ti permette di capire se lì dentro, se in quel seme c'è qualcosa che non va, e può modificare le caratteristiche di quel seme prima di arrivare alla PMA. Poi nulla toglie che quella coppia dovrà tornare alla PMA, ma prima di arrivarci così in maniera brillante, senza aver fatto un esame, Certo. almeno senza aver guardato per quale motivo è successo questo, in una coppia
che abbiamo stabilito che è stata sana, che ha avuto un figlio senza. Molto giovane. Allora, ti risento un po' male, che peccato questa linea, che ti risento un po' con la voce metallica. Esatto, ti guardo in quel modo lì. Allora. Ti ringrazio. Senti, allora c'è il Donna Pastore che è d'accordo con tutto quello che hai detto, che poverina intanto scrive: Donna Pastore è una ragazza che è d'accordo con tutto quello che dici. Vincenza scrive: Dottore, abbiamo fatto la cura e mio marito è venuto alla candida rossore e bolle bianche. Cosa può mettere? Mi Te lo chiama chiede qui in diretta. acido borico soluzione al 3%. In pacchi di acido borico, nulla di più, nulla di più. Che cosa? È una candida legale. Acido Acido borico borico al soluzione al 3%. 3%. Quindi non è Ma niente di, non è un farmaco, è una soluzione a base di acido borico che rallenta e riduce questo arrossamento legato sicuramente a una candidosi da farmaco, quindi ci può stare, insomma, quindi non è un grosso problema. ok, allora la seconda domanda, no, la terza, come mai spesso i medici curano tamponi positivi con mini cure antibiotiche? Ma Era questo, vabbè, già l'hai accennato prima, il discorso che poi il rischio, no? Che torna. sai, i miei colleghi giustamente danno terapie secondo linee guida. Le linee guida ci purtroppo, ahimè, sono linee guida che non sono aggiornatissime, se vuoi il mio parere. Sono linee guida che ancora si rifanno a diciamo, dei lavori molto molto vecchi. E ovviamente queste linee guida, questa nostra Bibbia sulle infezioni ci dice che questo tipo di infezione va controllata con cure di questo tipo. Ma è proprio lì il problema. Credi, io ho usato questa Bibbia e l'ho fatta mia per anni e anni e anni, ma non vedevo nessun risultato, anche perché mi piace seguire la coppia dall'inizio alla fine. Cioè, il mio obiettivo è il loro stesso obiettivo, quello di avere un figlio. E quando io mi ritorno indietro e mi dice, dottore, non è ancora successo nulla. Dottore, abbiamo anche tentato la procreazione medicalmente assistita, non è ancora successo nulla. Capisco che c'è qualcosa ancora che non va. Quindi probabilmente in quel momento è scattata la scintilla. Forse quella terapia che secondo linee guida, secondo la nostra Bibbia, forse è insufficiente. Beh, sì. È insufficiente, quindi lo posso dire con molta tranquillità, anche perché ho avuto la certezza di questa cosa. Quindi mi sono accorto che prolungando la terapia per un periodo, diciamo, decisamente più lungo, ma soprattutto associando più antibiotici nello stesso momento, diciamo, i risultati non sono importanti, ma sono molto importanti, ma molto, molto. Allora, c'è una ragazza qui che dice che è contraria, che scrive che è contraria alla terapia antibiotica che dà perché è massiccia rispetto a quelle che dicevano. Che cosa gli rispondi? Beh, che provi la terapia antibiotica che gli hanno dato i miei colleghi e poi vediamo qual è il risultato. Io non posso cambiare la sua decisione. Io non sono qui per dire che la terapia dei miei colleghi non è corretta. Io sto dicendo che è corretta. Il problema è che io la metto in pratica. Io a distanza di 3 mesi quella coppia io la rivedo e gli chiedo come sta andando, cosa sta succedendo, i vostri risultati quali sono. L'esame seminale è migliorato o è peggiorato? Lei, signora, soffre ancora di quei disturbi, cistiti, ricorrenti, disturbi durante il coito, spotting premestruale, tutti questi sintomi li hai ancora? E
Ecco, se la coppia mi dice no, sono meglio, allora probabilmente forse l'obiettivo l'ho raggiunto io e non lei. E il problema è se lei raggiunge con quella terapia il suo risultato, ben venga, ma anch'io, se io sono certo che quel tipo di infezione l'hai beccata 10 giorni fa, un mese fa, va benissimo, una settimana, 10 giorni di passato per l'ureplasma e 10 giorni di passato per la clamidia, ma più che bene, non ci sono mica problemi. Il problema è che non hai, quando io quelle coppie che vedo L'hai sono coppie debellato. che, sì, sono coppie che praticamente vedo dopo 5, 6, 7 anni, non sono coppie che di primo pelo. Ti sto risentendo e vedendo male. Assistita. Riproviamo. Sì, riproviamo un attimo. Vediamo un po' se è così. Muoviamo le carte. Sì, però adesso ce l'ho bloccato anch'io. Ah, ecco. Donna, ora ti leggo, scusami. Ciao Desi, buongiorno. Ciao Daniele. Ciao Antonio. Ciao Stefania, ciao Enza. Allora, vediamo un po'. Lui ha problemi di linea, mi sa, perché non riesco a ricollegarmi. Infatti, non risulta più online. Allora. Ragazze, dobbiamo aspettare un attimino che riprova. Donna intanto scrive: il dottore non è solo una cura, ma è una risposta, molto spesso non data. La cosa più assurda è che l'europlasma era presente nello spermiogramma fatto nel centro PMA, nessuno ci ha dato antibiotico. Che dire? Dico che lui ancora non si collega. Probabilmente non ci riesce. Ok, va bene. Continuiamo a leggere qualcos'altro. Noi aspettiamo l'ok per cominciare la cura per la clamidia. Consigli per affrontare la cura durante l'estate? Integratori, fermenti lattici, protezione per stomaco, pressione bassa. Vediamo un attimo, perché io ti potrei dare una risposta troppo casalinga. Ti direi prendi un gastroprotettore normale, non lo so. Io ho avuto per un tempo, circa 2 anni, cistite di continuo e qui in Italia mi dicevo che era normale per una donna. Ah, mi dicevano, Olga, così ho sofferto. Poi sono andata al mio paese e mi hanno trovato subito micoplasma. Ah, vedi? Grazie Lori, grazie dottore per il tempo dedicato. E sì, dobbiamo ringraziarlo. Eccolo. Quanto incide lo streptococco a Galassian? Quanto tempo può scomparire? Ecco, Eccoci, di va nuovo, meglio. va meglio? Eh beh, ti vedo, nitido. Grazie. Allora, Allora, cosa stavamo dicendo, tesoro? che cosa ci stavamo dicendo? Non me lo Stavamo dicendo ricordo. che, sì, stavamo dicendo che spesso quelle coppie che si rivolgono a me, di quella paziente che non ritiene giusta la mia terapia, va benissimo, io non è che dico che la terapia. Per me va benissimo anche la sua, non ci sono problemi. Il problema è Certo. se raggiunge un risultato con quella, ben venga. Il problema è che io con quel tipo di terapia non ho ottenuto nessun risultato. Con quel tipo di terapia ottieni risultati se la fai nelle strette vicinanze dell'evento infettivo. Allora in quel momento sicuramente puoi avere un risultato migliore. Ma se la terapia, se l'infezione è datata, come spesso capita nelle mie pazienti, perché io non vedo pazienti che vengono qui nel mio studio dopo cerchiamo un bimbo da 1 mese o da 3 mesi, io vedo gente che cerca un bimbo da 5 anni, da 10 anni. Pasquale, allora,
Ora inizio a lamentarmi. Pasquale? Mannaggia. Mara, volevo leggere la tua domanda. Continua a fare capricci la linea. Niente. Allora, avete consigli voi da casa? Mi dispiace, è un peccato che non riusciamo a sentirci, a comunicare per bene. E io riprovo a richiamarlo. Avete consigli da dare al dottore per la linea? Qualche prova? Tanto io quando parlo di linea dico soltanto cavolate. È vero Simona che ti sei collegata? Lui non ha più linea. Grazie mille, non volevo disturbare, chiamarle e togliere tempo alle ragazze il fine settimana. Vincenza. E Mara, prometto che chiedo subito, che faccio subito la tua domanda. Non solo, dottore, spesso danno l'antibiotico solo alla donna e non all'uomo. È vero, donna Pastore, ti vedo bella carica. Hai ragione, sarai un po' arrabbiata, senza considerare i rapporti liberi. Io di nuovo presente in questo calderone. Avendo tamponi negativi, come fa da uno spermiogramma a capire se si tratta di clamidia o uroplasma? Quale sarebbe la peggiore? Ora Vincenza glielo chiediamo. Comunque lui ha detto che ne vede più di uno. Non vorrei dire stupidaggini. Eccolo. Riproviamo. Eccoci. Ecco, ce l'abbiamo Speriamo che fatto. vada bene. Ho una domanda importante da farti. Provare Uno a non collegare spermiogramma. al wifi. Forse forse. Ho parlato. No, non sei? No, non sono sul wifi, tesoro. No. Va bene. Allora, Dimmi. una coppia dove lo spermiogramma è perfetto. Lei Sì. però ha problemi con l'attecchimento, anche degli embrioni belli non attecchiscono. Faresti fare degli esami diversi? Beh, se non ha problemi atiche ovariche o problemi No, però endometriosi, non è giovanissimo, ha 39 anni. 39 anni. E, beh, la prima, un'endometricoltura gliela farei fare, oppure una biopsia endometriale con ricerca del plasmacello e degli linfociti killer, quello sicuramente glielo farei fare. E, bellissimo, scusami, chi è che l'ha definito bellissimo quell'esame seminale? Perché se l'ha definito lo ginecologo, bellissimo, nulla da ridire con il ginecologo, Aspetta che però. la ritrovo. Allora, qui stiamo accumulando tantissime domande, mannaggia, e noi non faremo mai in tempo perché Lo so. Instagram tra 17 minuti chiude la comunicazione. E mi No, sono anche Mara, ok? Uno spermiogramma nella norma, bellissimo, l'ho detto io. ok, nella norma. Ecco, bisogna capire se quella nella norma non presenti degli elementi di infezione. Io ovviamente bisogna vederlo per capire un attimo e nello stesso tempo visitare l'uomo per capire se è effettivamente perfetto. Quando i mancati attecchimenti, spesso i fallimenti della PMEA spesso sono riconducibili a questo tipo di infezione, ma con questo non vuol dire che è l'unica causa. Per questo è importante avere tutti gli elementi prima di dare un giudizio di questo tipo. Quindi avere almeno due o tre esami seminali, due o tre Le spermiogrammi. Prego. ragazze, scusa se ti interrompo, ora cerco di rispondere a più domande possibili, quindi sarò un po' più stringata. Le ragazze possono contattarti, vero? Sì, è solo che la settimana prossima andrò in ferie, per cui starò tranquillo. Quando rientro dalle ferie, allora sarò a loro Una disposizione. settimana fai di ferie? Sì, 10 giorni, 10 giorni, quindi non di più. Una settimana o 10 giorni? Ce lo devi dire Dieci se non vuoi. giorni, 10 giorni, Certo, dal 10 10 al giorni. 20. Dal 10 al 20 Ok, sono irreperibile. Stacco il va telefono, sono bene. altrimenti mia moglie mi. Dal 10 al Dal 20 di luglio. 10.
Perfetto, quindi Mara puoi chiamarlo lunedì. Lunedì non è 10, giusto? Ok, allora, Vincenza, avendo tamponi negativi, come fa da uno spermiogramma a capire se si tratta di clamidia o uroplasma? Quale sarebbe la peggiore? Ma sono tutte e due della stessa famiglia, sono tutte e due germi intracellulari, sono pessime entrambi, quindi il problema non è, il problema è sì, con l'ureplasma hai più chance di avere una gravidanza, quindi in maniera diciamo più semplice, ma non è detto. Con la clamidia, se effettivamente poi ha creato danni come la chiusura tubarica o quant'altro, e questo ovviamente poi viene fuori man mano che quella coppia va avanti con gli esami. Quante volte spesso dico, qui hai un'infezione e poi diciamo, ma mi conviene fare un'isterosalpingografia? Sì, ti conviene fare un'isterosalpingografia e viene fuori che una delle tue due tube è chiusa. Oppure moltissime donne che hanno tentato una procreazione oppure in maniera naturale hanno avuto un'extrauterina, quelle sono donne che sicuramente hanno un'infezione da uroplasma o da clamidia. È quasi una certezza, insomma, quindi e lì bisogna indagare molto, bisogna capire soprattutto la poliabortività e spesso, anziché legata, si preferisce far fare una marea di esami genetici e quant'altro, ma basterebbe fare un semplice tampone. E io ho donne che hanno fatto 5-6 aborti e al quinto aborto gli hanno fatto fare gli hanno richiesto il tampone cervicale, non lo si poteva richiedere al primo aborto. Per quale motivo ritardare una Ascolta, diagnosi così semplice? certo, Dimmi. una ragazza scriveva che sta per iniziare la tua cura, ma Sì. chiedeva, devo prendere nel frattempo qualche integratore per l'estate, qualche gastroprotettore? Beh, quello dipende. Se non glielo ho dato, evidentemente gli ho chiesto che non ha grossi problemi gastrici e quant'altro. Gli integratori sicuramente possono fargli solo bene, insomma, quindi dei ricostituenti in questo periodo estivo, perché già una terapia antibiotica di questo tipo non è sicuramente facile da digerire e da buttare giù Certo, durante immagino. l'estate. Infatti io la suggerisco, mi sto quasi fermando adesso, la suggerisco a settembre adesso, a meno che non c'è un'imminenza di una tecnica e quant'altro, se no, altrimenti se uno deve farlo, quindi io preferisco rimandare il tutto, insomma. Dovevate approfittarne durante Il il Covid. blocco, esatto. Allora, noi dopo la Ma cura. durante il Covid ho dato proprio obiettato a tutte le coppie di fermarsi con la terapia, perché ovviamente in quel caso avrei creato grossi problemi alla coppia, avrei abbassato le difese immunitarie e quindi potevano essere sicuramente coppie più a rischio. Quindi ho evitato, ho detto, è partito il mio messaggio a tutte le mie coppie, dice fermatevi in qualsiasi punto voi siete arrivati. Mi spiace, ma purtroppo non si poteva rischiare, la vita è una cosa. La ricerca di un figlio è importante anche quella, ma sicuramente, diciamo, è più importante la vita. Allora, noi dopo la cura abbiamo iniziato finalmente ad avere rapporti senza dolori, cosa che non sapevo più cosa volesse dire. Una ragazza, Giorgia, ti scrive. Grazie, Allora, grazie Giorgia. salve dottore, lo spotting premestruale, dunque un segnale di qualche anomalia, scrive Enza. Dopo un Ma aborto precoce ho iniziato a soffrirne, mentre prima di allora mai. Io indagherei in maniera un pochino più profonda, in questo caso. Potrebbe essere, ma non è detto che sia. Cioè, basta far fare un esame seminale, basta un tampone e vedere un attimo che cosa. Cioè, se ha avuto un aborto precoce, nulla toglie che quella donna possa avere un altro aborto precoce o altri due aborti precoci. Allora, per quale motivo? Facciamo un tampone, la somma di 45 euro risolve il problema, oppure col ticket non paga assolutamente nulla, ma almeno va a fondo di questo tipo di problema. Come mai a volte i tamponi sono positivi e negativi a tempi alterni? Per quello che dicevi, si attiva e si. Sì, a volte può essere legato a questo, può essere legato alla carica batterica, può essere legato al momento proprio in cui viene eseguito, ma anche i laboratori stessi. Ci sono molti laboratori che usano ancora delle tecniche obsolete, quindi invece ci sono molti laboratori che usano delle tecniche in PCR di ultima generazione che danno dei risultati sicuramente molto più brillanti, ma molto molto. Quanto è importante la terapia antibiotica nel pre-transfer?
Ma è una terapia che sta prendendo un po' piede, insomma, in molti centri di procreazione medicalmente assistita. So che in Grecia, Malta, anche Spagna, molti centri hanno cominciato questo tipo di percorso perché hanno visto, probabilmente, che questo tipo di terapia antibiotica, ovviamente, non è una terapia, è una terapia che poi varia a seconda del tipo di patologia e soprattutto secondo le direttive di quel centro, insomma, però vedo che molti hanno cominciato questo tipo di percorso, quindi questa strada, Davvero. e abbracciare questa strada che a me personalmente sta portando molti, molti risultati, ma molti. E Allora, la per durata delle cure anche antibiotiche. se molti centri non sono d'accordo, e purtroppo va bene, molti centri non sono d'accordo, e allora però sareste più d'accordo se quella coppia ha un negativo e quindi no, a me non va bene, insomma, non va bene perché se quella coppia ha avuto un'infezione, quella coppia va preparata alla PMA al meglio e questo meglio probabilmente sposa anche una terapia preventiva o profilattica antibiotica. Prego. Allora, molte persone hanno timore dell'antibiotico resistenza. Ma qualsiasi malattia, quindi importante, quindi quindi che va controllata con degli antibiotici, può generare un'antibiotico resistenza. Anch'io avrei paura dell'antibiotico resistenza, però in questa situazione non vedo una situazione che possa essere risolta altrimenti. Quindi se uno ha un'infezione, l'infezione va corretta. Adesso, cioè se uno ha una clamidia, o la curi la clamidia o altrimenti non ti muovi di lì, non risolvi il problema. E curare la clamidia non vuol dire, ci sono diversi lavori che parlano di terapie prolungate, così come per tante altre malattie, stiamo parlando di una tubercolosi, malattie che possono essere, vengono utilizzate, per esempio, recentemente ho letto di un lavoro spagnolo sulla clamidia articolare, nelle articolazioni, ho visto donne che hanno dolori articolari legati alla clamidia e in questi pazienti addirittura hanno utilizzato una tetraciclina per circa 6 mesi. Quindi vuol dire che in questi casi è previsto ed è anche previsto, secondo me, nelle forme dove praticamente la fertilità diciamo, non riesce neanche dopo attente e diciamo, più svariate tecniche di procreazione medicalmente assistita. Io la consiglio qualora c'è una forte diciamo, evidenza dell'infezione stessa. Allora, hai tante donne che ti amano, che ti sono grate, che ti ringraziano, mandano cuori, scrivono. Margherita scrive, penso, suppongo che sia Margherita, sì, Polizzi. Il dottore è stato l'unico che in 7 anni di ricerca mi ha chiesto come sto. È una persona meravigliosa, al di là di come andrà per me. Ci credo. E peccato tutto ciò, perché non si vedeva, per noi è importantissimo ascoltarla, può provare a spostarsi un po' più vicino alla finestra, ok? Qui era il momento clou. Ciao Ok, Valentina, benvenuti. Allora, io ho 39 anni e un antimulleriano 0,05, il mio compagno è pH 8, aspettiamo entro domenica l'ok per la cura. Ok, prima delle ferie l'ok per la cura è possibile? Antonio Parisi le scrive. beh, non so se riuscirò a vederlo perché sono murato in questi ultimi giorni come appuntamenti, quindi sono in difficoltà. Sicuramente ne parliamo dopo le ferie. Ormai ho chiuso con gli appuntamenti. Sto leggendo tutti i complimenti, tutte Grazie. ragazze che dicono che sono ferie meritate e altre che scrivono tanto non ci molla durante. Ok, streptococco a galassia può creare problemi di infertilità? Scrive Ma spesso Sara. praticamente secondo la comune scuola scientifica, lo streptococco a galattica può creare solo grossi problemi nel momento del parto, quindi va trattato durante il parto. Nella mia esperienza non è così. Lo streptococco a galattica spesso rappresenta l'evidenza di qualcosa che è ben più grave, e quindi io consiglio sempre di trattarlo.
Allora, Magda scrive, ma i tamponi vengono chiesti sempre prima dell'inizio della PMA, no? È una domanda. Non sempre, purtroppo. Non sempre comunque, è vero? No, Nemmeno a me sempre. no, non sempre. Ci sono alcuni centri che lo fanno di routine, ma ci sono altri centri che no, addirittura non lo fanno, bypassano il problema. E quindi in Allora, questa maniera. Memole ti chiede, anche chi ha avuto una GEO durante la PMA dovrebbe indagare? Soprattutto. Ecco. Allora, donna Pastore, io credo che il dottore abbia aperto il vaso di Pandora dando fastidio a molti. Scusate, ho schiacciato le faccine ridenti per errore, sono d'accordo con lei, dottore, su tutto. Allora, rispondo a quello che mi ha risposto il dottore poco fa. Ho fatto già tamponi cervicali, in PCR, risultati negativi. Mio marito, spermiogramma e spermiocoltura, tutto negativo. Enza. Così difficile, ragazzi. È da vedere, ho detto un solo esame non è il diagnostico, quindi bisogna conoscere la storia, l'anamnesi, Certo. cioè un figlio non si fa in maniera così soltanto guardandosi, bisogna, cioè io la mia visita di coppia dura 1 ora, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente io guardo tutta la documentazione, da quando hanno cominciato a cercare il loro bimbo fino a 3, 4, 5, 6 anni, ci sono persone che portano documentazioni di 10 anni prima e questo è importante. Infatti. Così mi fa piacere ricordare un caso strano, forse è stato il primo caso che mi ha un po' colpito. È una ragazza che ha fatto ben 7 ICSI e 3 IUI, quindi 10 trattamenti. Ha avuto 3 aborti, un'exaterina e stranamente aveva un tampone positivo all'uroplasma praticamente datato 12 anni prima, quindi era Immagino. vecchissimo questo tampone, nessuno l'aveva neanche visionato perché i tamponi successivi erano tutti negativi, quindi erano i centri giustamente hanno visto che il tampone era negativo, era perfetto, non c'erano problemi e quindi si poteva procedere con la procreazione medicalmente assistita, stranamente non si sono accorti che suo marito aveva 380 milioni, ricordo ancora il numero, 380 milioni 12 anni prima e 12 anni dopo ne aveva soltanto 12 milioni. Ecco, questo è quanto è successo. Allora, non può succedere una cosa di questo tipo. Se succede qualcosa vuol dire che di questo tipo vuol dire che lì dentro è molto probabile che c'è un'infezione in atto. Allora, Rosaria chiede se salviamo la diretta. Sì, la trovi sul profilo sempre di One of Many e nella TV di Instagram, IGTV. La trovi lì in quella sezione. Allora, le donne che lo amano non sono necessariamente mamme. Il dottore è l'unico che si prende cura nonostante i suoi mille impegni di noi. Siamo pazienti assolutamente seguite. Sei stramato. Lori, non posso No. ascoltarvi, ma lo faccio dopo. Io sto facendo la cura in questo periodo. Ho visto moltissimi miglioramenti in tantissime cose. Grazie, dottore. Quanto rischio di recidive alle infezioni c'è dopo un periodo dalla fine della sua cura? È molto Abbiamo alto un questo minuto e 30 e ci chiudono la linea. è molto alto questo tipo, questo rischio, è veramente alti, è quasi è la costante. Però a volte ho anche la gioia, anche stamattina ho appena ricevuto un messaggio di una ragazza che ha fatto una procreazione medicalmente assistita 2 anni fa, è andata a buon fine dopo la terapia era fatta da ureoplasma e stamattina mi ha chiamato dicendo che il suo test di gravidanza era positivo in maniera naturale. Ecco, questo a dimostrazione che effettivamente dopo si possono ottenere anche dei risultati incredibili, quindi e ciò non toglie che l'infezione probabilmente è ancora lì, quindi questa coppia ha sicuramente bisogno di un sostegno per evitare di perderla. Allora, mancano 50 secondi. Non riesco a fare tutte le domande che ti vorrebbero Comunque, fare. Mi Loredana, dispiace ne abbiamo fatte molto. tantissime, sono tutte un po' in linea con quelle che riguarda un Sì. po' il mio obiettivo, insomma, il mio modo di vedere questo, l'infertilità e la coppia, insomma, soprattutto. Io credo che la cosa più importante che non bisogna dimenticare è che la coppia è un elemento fondamentale. Se non si guarda la coppia, ma si guarda soltanto al singolo, non ci sarà mai la possibilità di tirare le somme e
far capire che cosa sta succedendo a quella coppia. Allora, 10 secondi e ci chiudo una comunicazione. Con questa sua frase chiudiamo. Grazie Pasquale, sei stato molto gentile ed esauriente. Noi ci vediamo Grazie, martedì grazie a te. perché il lunedì qui è festa a Roma. Benissimo.